Salve a tutti i navigatori del tubo, siamo qui nella nostra bella rubrica il lunedì pausa caffè e noi siamo gli MM Games, io sono MR e io MK e come potete già sentire ecco il primissimo degli ultimi video perché noi stiamo continuando a registrare dall'altra volta e è inquadrato? È inquadrato. Ed è Forza Motorsport 3. Vada. Diciamo che è uguale al 4 che avete visto nel video scorso, giusto per ricongiungere a meno auto, a meno auto, meno grafica, meno tutto, giustamente al 3 non è che poteva essere meglio del 4, ma comunque è un gioco abbastanza bello. Questo l'ho ricevuto insieme alla PlayStation, all'Xbox, proprio insieme. Questa è l'edizione con le espansioni, vedete che c'è l'espansione, qualche mappa in più, qualche auto in più, però le solite cose insomma. Io consiglio sempre Forza Motorsport. Beh certo, chi dispone di una Xbox perché non comprarlo? Per noi purtroppo con la pull di purtroppo che abbiamo una PlayStation 3 siamo costretti, flagellati, no? A comprare GT 5 che non è no 6 che non cambia da diciamo dal GT 4 più o meno da GT 5 dai, e in pratica è sempre lo stesso. Qualche piccolo problema l'hanno risolto, ma i problemi grandi che possiamo riscontrare sono sempre rimasti. Adesso non ce l'abbiamo qui sotto mano, ma in futuro quando porterò anch'io i miei giochi. E adesso continuiamo senza cincischiare, bene stavolta, visto? Sono migliorato. Abbiamo un gioco Fallout New Vegas. Esatto. Allora, cosa possiamo dire di New Vegas? Che è un gioco basato sul futuro, dove il mondo sta per finire. Cioè, no, che sta per finire. Però diciamo che ci sono dei robot, dei mostri che hanno distrutto la metà delle popolazioni, quindi la gente è costretta ad andare in dei vault, che sono diciamo delle costruzioni apposta per far sopravvivere l'umanità. Il gioco ha una grafica abbastanza bella, è fatto bene, soprattutto molto lungo, complesso, molto, molto lungo, comunque però è divertente giocare, soprattutto se si è in compagnia, se si è in uno, due, tre giocatori non online, intendo in casa insieme, è divertente giocare. No, è fatto molto bene, ci sono molte armi, molti personaggi, lo consiglio. Ma il genere è stile apocalittico? È una specie di fantasy? Volevo sapere, io non mai, purtroppo, perché da quello che sento dire da tutti quanti è un gran gioco e purtroppo no, no. Diciamo che è una specie di fantasy avventuristico, sì, però è realistico, non è né vero né finto, è un futuro ancora scoperto, diciamo, potrebbe succedere, sì. Anche se con dei mostri no, non però si sa mai, eh. Quindi è un futuro prossimo, compratemi un fucile e aspettate. Ok, mentre lei fa il prossimo io mi do le giuste tire. Allora abbiamo Cameo, un gioco che nessuno di voi conoscerà probabilmente a parte qualcuno. Cameo? Sì. Ah, buono. Non è tanto. Diciamo che questo è un gioco che è molto fantastico, dove voi sarete una fata che diciamo guadagna mostri elementali e li fa, come posso dire, entra nel loro corpo. Vedete questo? Come potete vedere, insomma, ci sono molti mostri elementali che lei assorbirà il loro potere per sconfiggere il male. È un gioco molto bello, fatto abbastanza bene, ci sono tante missioni, la storia anche entusiasmante,
è un gioco comunque che ora, vabbè, non ha più il suo fascino perché bisognava comprarlo subito. Io l'ho scoperto non perché c'è stata qualche pubblicità, l'ho scoperto proprio a caso. Ho trovato, l'ho provato e mi è piaciuto veramente tanto. Lo consigliavo. Ora c'è di meglio sicuramente, però se qualcuno volesse provarlo, io non dico che è brutto, anzi, è un gioco divertente da poter provare e potrete anche divertirvi. Bene, io mentre gli dico ora bene, leva avanti. No, ora tocca a te. Perché? Perché c'è questo. Cos'è? Ah, però quindi passiamo a tutt'altro genere, sì, possiamo dire. Avete riconosciuto? Vabbè, ma lei sa poco e niente, ve lo dico. Poi non inizio, vero? Oh, esatto. Grande età. Vabbè, come grande. Grande GTA età. 4. GTA 4 con il nostro fantastico Nico Ber. Ancora con l'acqua lei. Vedete, pausa caffè. Vedrete dopo. Con il nostro Nico Bellic che arriva, sbarca in questa favolosa America, secondo lui e secondo il fantastico cugino, ho detto fantastico cugino, no, lei si appoggi così tranquillo perché è il cugino che mi vede, adesso buttavo giù anche la telecamera, e il famoso cugino Roman, cugino di Nico Bellic, e cosa aggiungere, è appunto la storia di questo Nico Bellic che vuole percorrere il sogno americano, cioè quello di arrivare in America, fare dei soldi, comprarsi una macchina, donne, sesso e rock and roll, no, cibo, cibo e tutto di più, è tutto di più, celebrità e tutto il resto. Purtroppo però si ritrova in questo squadrinato quartiere all'inizio, dove ci sarà solamente il suo cugino con un mare di debiti e tutto il resto possiamo farvelo immaginare come sarà. Vabbè, come l'avrete finito mille volte come lui. Però c'è chi non l'ha giocato. Però c'è chi non l'ha giocato che deve conoscere, deve comprare questi giochi. Provare. Se no, viene ucciso. Bene, anche qui un voto, diciamo, non votare. Io do scheda bianca. No. 77. Lei? E io sono rimasto abbastanza contento, soprattutto per la grafica, perché venendo da un mondo come tutti, no, una volta, venendo da un mondo come Sant'Andreas, GTA Sant'Andreas, ci si aspettava una grafica quasi uguale. Invece già qualche cambiamento c'è stato. L'uniche diciamo pecche sono quelle di non poter modificarsi una macchina, modificare Nico Bellic, e per esempio i capelli, come dovrei fare io adesso, ma stiamo registrando uno dietro l'altro, farsi dei tatuaggi, farsi cambiare quello della macchina, comprarsi anche delle tante tipologie di case, giusto? E quindi l'unica cosa che non mi sono tanto piaciute sono queste, quindi anch'io. Ci sono delle case che si avranno? Sì, però le troverà il cugino. Le troverà il cugino e non potremmo acquistarle. Esatto. Questo è stato un po' deludente, diciamo. Però per tutto il resto è un ottimo gioco e compratelo. Un voto 7. Passiamo alla fantastica serie. Ok. Dragon Ball Budokai. Vado più avanti. Diciamo che, vabbè, questa è l'HD Collection, c'è anche Budokai 1, ma vabbè, non importa. Spiegato in due parole, è un gioco che a me è piaciuto moltissimo per la storia, che si può farla con quasi tutti i personaggi che c'erano, e la lunghezza, abbastanza lungo, e poi si può arrivare a comunque a CT, al classico Dragon Ball CT, che mi è piaciuto molto. Vai, e diciamo che
mi è veramente appassionato questo gioco, mi ha proprio fatto entrare nel mondo di Dragon Ball. Ha preso, diciamo. Sì, mi ha preso e mi ha trasportato in questo mondo che secondo me è stato molto bello all'epoca. Lo consiglio, se a qualcuno dovesse piacere, la stile di Dragon Ball ha il combattimento laterale, così proprio, non ha il combattimento ad area, però secondo me è stato uno tra i migliori Dragon Ball usciti. Di che stiamo parlando? Budokai 3. Budokai... Ah, sì, sì, certo, è un ottimo gioco, no. No? Non bestemmiamo. No? No. E aggiungo, edizione Prepare to Day. Preparati a bestemmiare. Cosa dire senza usare volgarità su questo gioco? È un gioco fantastico, graficamente spettacolare e avventuriero, come si dice? Allora, in stile medievale. Stile avventura. L'avventura e in pratica dica la storia di un po' più. Beh, diciamo che tu sei questo non morto che è, diciamo, tornato in vita più intelligente degli altri e hai a disposizione delle umanità che ti permettono di tornare umano proprio. Hai tutta una storia da percorrere, dei boss da battere, delle bestemmie da dire, imprecare, poi in chiesa la bruci, crocifisso, tutte quelle cose lì le farete sicuramente se avrete giocato a questo gioco. No, beh, non è così brutto. La difficoltà è alta, molto alta. Sicuramente morirete più di una volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Fino al fantastilione ci stiamo dentro. Si morirà perché è proprio il gioco è fatto proprio così, cioè devi morire per capire. Esatto. Se non muori non capisci e se non capisci lo spacchi. Poi non spaccarlo perché hai speso anche i tuoi 70, 40 quanti euro e devi per forza capire e anche riuscire a superare un certo livello. E quindi devo dire che questo gioco qua, questo, è... Lo spiego un po' cosa intende per livello. Beh, per livello, in pratica il primissimo livello è un po' di spoiler a freccia. Sì, beh. Ma l'avranno finito. Sì. L'avrete finito. Cose leggere. Vabbè, comunque il primo livello si basa in una cosa che tu devi capire, che devi scappare. Se non scappi davanti al boss la prima volta e lo riaffronti una seconda volta sempre lo stesso boss, morirai quasi sicuramente perché sei senza spada, mi sembra. Poi c'hai la spada contro il primo boss. Contro il primo boss, però farai molta più fatica perché non potrai sfruttare un attacco. E già lì bestemmia. Dopo il secondo boss che potrete scegliere voi, perché è anche da un certo punto di vista open world, ma non tanto. Cioè potete scegliere voi, ma se non fate determinate cose non potete andare avanti. Ci sono alcuni boss che magari si può scegliere di fare prima questo e poi questo, oppure ci sono a volte che devi fare per forza questo boss, se no non puoi sbloccare nient'altro. Esattamente. E ci sono dei livelli da salire per poter... Appunto, e questo, appunto, come stava dicendo lui, ci sono la funzione di questo gioco è quella di avere un livello generale che salirete ogni volta che accumulate anime e potete spendere queste anime per salire di livello e poi potete scegliere se salire in forza, stamina, vitalità, intelligenza, fede, chi più ne ha più ne metta e bestemmia. Un livello superiore si aumenterà la vita, la stamina, la forza, eccetera. Esatto, che esatto. Vedrete a cosa serviranno e in base a questi requisiti statistiche, come dire, di voi
in base a questi requisiti, statistiche che stiamo appunto dicendo, potrete affrontare più facilmente o più difficilmente un boss, un certo tipo di boss, cioè appena c'è cioè la prima città che vi troverete dove verrete portati in volo, e dovrete scegliere se proseguire in avanti oppure scendere, oppure girare verso destra, sinistra, e lì cominceranno le prime difficoltà. Se scendete sono difficoltà abnormi, se andate a destra non potete, perché non c'è destra. Cioè si potrebbe ma non può, scendere la scala che c'è. Sì, ma lasciate perdere. E la cosa più giusta lì sarebbe andare avanti, però anche lì morirete. Sicuramente. Morte. Dark morte. Non riesce a finire di dirlo che muore. Voto, aspetti subito. Vabbè, sì. Voto, io gli do un 8 e mezzo. Perché ho giocato a 2. Io non ho giocato a 2, purtroppo. L'ho provato con qualche cosa così, metto subito il 2 la maledizione. Questa è la maledizione. Beh, allora, come questo tutto uguale, solo migliorate la grafica, migliorate le armi, che ci sono un casino proprio da buttare, le armi, gli scudi, gli archi, le frecce. È tutto di più. La difficoltà è secondo me leggermente minore, ma aumentano i boss eccetera eccetera, la storia è fantastica, tutte le cose sono fantastiche tranne che a me Dark Soul, dopo esserci arrivato alla fine 2-3 volte, mi stufa terribilmente. Perché non puoi decidere di fare altro. È open world, ma non completamente. Quindi, se io volessi fare una cosa diversa per una volta, non posso, perché quello che devo fare è sempre quello. Quindi, insomma, così. Certo, si può ricominciare il gioco con una difficoltà maggiore, oppure ricominciarlo da zero con un altro personaggio, perché all'inizio... Esatto, sì, ma all'inizio, cosa non abbiamo detto, anche con l'uno, Se sei sempre 1-2 anche sempre. Con l'uno potete scegliere dei vari tipi di personaggi, Dante, cavaliere, guerriero e babacci cicocco. Questo è l'uno, l'ho fatto bene, no. E quindi in base a quello che sceglierete potrete fare altre diverse cose. Per esempio, se scegliete il mago avrete delle magie da sfruttare. Se invece sceglierete il piromante avrete delle sempre specie di magie, però più a forma di fiamma, di palla di fuoco. E ogni personaggio può diventare mago, piromante, però ci vuole cavaliere, più difficoltà. Tutto il resto, certo. Il miglior personaggio, secondo me, come mi sono trovato io nell'uno, è stato quello del discriminato. Lui dice di no. Secondo me il discriminato è il più difficile da fare. No, semplicissimo. Comunque, perché partite già con un livello di tutte le statistiche, fede, abilità, intelligenza, forza, stamina, vita e tutto il resto, alto, che è 11, e, mentre negli altri invece partite già dal 5, dal 6 e tutto il resto. Invece lì tutte quante a 11 e certo, l'unica difficoltà è che siete praticamente nudi, come mamma vi ha fatto, però dopo vi coprite un po', un'armatura così, che potete acquistare anche più avanti le armature. Vogliamo dire anche qualcosa sulle armature? Ci sono molte armature, alcune leggere, alcune pesanti. E soprattutto quelle dei boss. Che potete forgiare. Dai, potete forgiare armi oppure armature. Però se volete proprio avere tutto, dovete almeno continuare il gioco almeno 2 volte. Sì, 2 o 3 anni. 2 o 3 anni. Dopo diventa una cosa improponibile. Proprio bestemmie. Quindi non ve lo consigliamo più di 3 volte. Per la vostra salute, per la vostra fede, per la vostra quiete familiare, pubblica e
sociali e sociali. Mi sono anche dilinguato troppo. Andiamo avanti con il prossimo Undercover. Oh, sì. Sempre classico Need for Speed. La guidabilità un po' scarsa. La storia è molto bella. Dove siete un poliziotto in incognito. Dei palli intanto che mi strozzo. Che niente, fate queste missioni come gli altri più o meno. Avete delle macchine migliori, sono molto belle, fa tutto bello. L'unica cosa è un po' la guidabilità, che è un po' così cos'ha. Sì, ecco, gli do un 7 al gioco e un 5 alla guidabilità. Come per dire GT6. Esatto. Il gioco è sempre... Voglio dire uno. Quindi 7 al gioco? 7. Io do anche un po' di meno perché non mi è piaciuto molto questo, cioè gli schemi di Need for Speed non mi sono mai non mi hanno mai appassionato così tanto, in particolare questo, perché non so, c'è stato sempre qualcosa che non mi è piaciuto, perché io sono più un tipo da gare. Mm-hmm. Al limite anche andare in giro, ma tolga via che quindi diciamo lo spoiler, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto molto, quindi lo voto più basso. Bene, intanto sventoli, io spoilerò. Il video finisce qui, vi ringraziamo per averlo visto. Ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo settimana prossima, lunedì pausa caffè, come sempre. E vi ringraziamo per averlo visto, lasciate un mi piace, un commento, condividete perché dobbiamo crescere. Come questo? Dicale. Crescere. Crescere. E grazie a tutti, un saluto da MR e MK. Tobi. Continua.